e sensibili tutte quelle zone confinanti con la cultura agraria che devono essere preservate dalla contaminazione con prodotti finosanitari, ossia aree ed edifici pubblici e o privati, centri sportivi, relative pertinenze, costi, culture sensibili. Culture sensibili, che vuol dire biologiche, orti, eccetera. Però quando questi comuni hanno identificato, questi 3-4 comuni, hanno identificato queste aree sensibili, hanno lasciato fuori tutte le case private, hanno lasciato fuori tutte le strade, tutte le passeggiate, gli viottoli, le piste ciclabili, eccetera, tutte le strade confinanti, noi abbiamo i vigneti. Ecco, chi ci va in questi luoghi che sono lasciati fuori assieme a quelli che sono stati definiti aree sensibili? Ci vanno i gruppi vulnerabili, come li definisce il regolamento europeo sui prodotti fitosanitari, il regolamento europeo sui prodotti fitosanitari, che è quello allegato alla direttiva, la 128. Bene? Chi sono questi gruppi vulnerabili? Sono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte, in allattamento, i nascituri, i neonati, i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi. Tutti. Allora, va bene? Anche la direttiva a cui è allegato questo regolamento, dice chiaramente, mette in evidenza l'utilizzo dei pesticidi in aree specifiche, non le chiama aree sensibili, chiaramente. Per lui le aree specifiche sono quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili di scuole, parchi, giochi bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie, aree protette e infine aree trattate che accedono ai lavoratori agricoli. In sostanza, come si fa a risolvere questo problema qui? È un rebus non filosofico, tecnico. Si toglie il male alla radice, si tolgono i pesticidi tossici nocivi. A quel punto tutto diventa area sensibile. Si regolamenta ovviamente, si tolgono i vigneti che sono sulla strada, si fa tutta una serie di cosettine di maquillage, no?